Massimo Briaschi, nella sua carriera da calciatore e attaccante, ha avuto tra i suoi allenatori nella nazionale giovanile, in Under 21, anche Azzelio Vicini, che si è spento oggi. Qual è il tuo ricordo su Azzelio Vicini? Beh, ricordo di una persona straordinaria, veramente un grande intenditore di calcio, uno che viveva per quel lavoro. Io ho avuto la fortuna di averlo qualche anno quando ero con l'Under 21 e sicuramente un ricordo molto positivo. Naturalmente parliamo di un calcio diverso, un calcio anche da un punto di vista tattico differente rispetto a quello di oggi. Quali erano comunque i suoi principi? Ma lui voleva giocare la palla, voleva sempre cercare di andare ad attaccare, soprattutto con gli attaccanti. E, insomma, è stato anche un innovatore dal mio punto di vista per quei tempi. Per cui, ripeto, un grande ricordo e un grande abbraccio sicuramente. È stato un po' sfortunato la sua carriera perché è arrivato sempre ad un passo dal conquistare un titolo, sia con l'Under 21 che anche con la nazionale maggiore. Sì, con la nazionale purtroppo mi sembra forse sia stato per un rigore che è cambiata un po' la sua carriera a quel livello, però insomma il calcio riserva anche questo, ma io credo e so che lui è ricordato da tutto l'ambiente veramente come una grande persona, un grande allenatore. Ecco, Vicini faceva parte di quella schiera di tecnici federali che è andata un po' scomparendo negli ultimi anni. Secondo te va recuperata questo tipo di concezione oppure no? Ma io credo di sì, sai, poi dipende sempre dalle persone. Adesso siamo in un momento di grandi cambiamenti se avverranno, per cui insomma credo che ci sia la possibilità di fare una ristrutturazione via e ripartire dai valori come era una volta. E per chiudere, il tuo CT ideale qual è? Ma il mio CT ideale è, se devo guardare la storia dei CT, dico Conte, perché grande trascinatore, grande motivatore, per cui quello è il tipo di allenatore che mi piace ai tempi attuali. Se dobbiamo parlare dei miei tempi, faccio due nomi che sono Trapattoni e Simoni.